Bentrovati, buon venerdì, 33esima puntata di Wind City Sport Weekend. Siamo sempre ospiti, come ogni settimana, nella sala Sisal Wind City Catania di Piazza Trento, che ci ha ospitato in tutto questo percorso. La prossima settimana vi condurrò l'ultima puntata di questo lungo cammino che ci ha portato anche attraverso i mondiali di calcio. Ma apriamo l'appuntamento di oggi, che vi tiene compagnia come ogni venerdì sera con il ciclismo. E domani scatta il Tour de France. La scorsa settimana abbiamo parlato dei vincenti della manifestazione. Dopo andremo a vedere invece quello che potrà succedere nella prima tappa di 201 km prevista per domani come avvio del Tour de France. Poi spazio ai mondiali di calcio con le altre due partite, i quarti di finale del mondiale, specificatamente Svezia-Inghilterra e Russia-Croazia, ne andremo a analizzare insieme. Poi vedremo anche le quote del passaggio del turno, poi intervista a un ex arbitro esperto di VAR in questo periodo proprio dei mondiali, Graziano Cesari, che ci racconterà proprio dell'esperimento tecnologico a Russia 2018, poi la proposta della multipla di ogni settimana che vi suggerisco, oggi una doppia con le due partite dei quarti di finale dei mondiali di domani, e poi il video dal web oggi dedicato alla mano di Dios di Diego Armando Maradona a Messico 86, il gol di mano all'Inghilterra nella partita in cui realizzò il gol più bello della storia dei mondiali, quei quarti di finale contro i leoni inglesi. E poi in chiusura tennis con il torneo di Wimbledon, ancora protagonista dell'Inghilterra con il torneo londinese, e poi le quote speciali di Sisal Match Point, sisal.it, le quote speciali appunto dei mondiali di calcio. Ma vi dicevo in apertura, abbiamo il ciclismo. È vero che c'è un gran premio proprio in Inghilterra, quindi Inghilterra protagonista in lungo e largo in questa puntata, il gran premio di Donington della Formula 1. La scorsa settimana Vettel ha trionfato nel Gran Premio d'Austria, quindi la Ferrari è tornata in testa sia nel Mondiale Piloti che nel Mondiale Costruttori. Ma vogliamo aprire con il ciclismo, proprio perché domani invece in Francia si partirà con la corsa a tappe del Tour de France, la Grande Boucle, che scatterà proprio domani con la prima tappa di 201 chilometri, una delle manifestazioni più importanti del ciclismo internazionale proprio durante l'anno. E noi vogliamo proporvi in questa prima tranche del nostro appuntamento odierno quello che sono le quote del vincente della prima tappa del Tour de France. Andiamoli a vedere insieme. Favoriti Gaviria e Groenewegen con una quota di 3,25, poi c'è Marcel Kittel a 4 e il campione del mondo in carica Peter Sagan a 7,50, invece un ex campione del mondo Cavendish è quotato a 16, e poi via via tutte le altre, André Greipel a 16. Insomma, queste sono le quote dei papabili favoriti, dei corridori favoriti al successo nella prima tappa e quindi alla prima maglia gialla della manifestazione del Tour de France 2018. Vedremo domani cosa succederà, quindi per tutti gli sportivi amanti del ciclismo, appuntamento da domani sulle strade transalpine con il Tour de France. Apriamo adesso il capitolo invece dei mondiali di calcio con i quarti di finale che sono in pieno svolgimento. Domani spazio agli ultimi due quarti di finale con Svezia-Inghilterra e Russia-Croazia. Si decideranno così le semifinali di Russia 2018, un mondiale di calcio contraddistinto dal VAR, che ha aiutato non poco gli arbitri. Ne parleremo anche nella seconda parte proprio con Graziano Cesari, come vi dicevo, esperto proprio di VAR. Andiamo a vedere subito le quote delle due singole partite. Partiamo da Svezia e Inghilterra, quindi ancora Inghilterra protagonista, favorita peraltro con una quota di 1,95, la quota under è a 1,50, quindi particolarmente bassa, no gol a 1,61. Ci aspettiamo una partita povera di reti, come è stato in questo mondiale sia per la Svezia ma anche per l'Inghilterra, non tantissime reti, a parte nella gara con Panama, che era la squadra così simbolo di questo esordio al mondiale, la squadra un po' cuscinetto, anche se i panamensi si sono saputi ben destreggiare e hanno ricevuto una grande accoglienza in patria dopo il rientro dalla Russia. Quindi favorita l'Inghilterra, ma la quota X potrebbe anche essere presa in considerazione, 3,25. Veniamo invece adesso a Russia-Croazia con le quote della partita fra i padroni di casa e la Croazia, che è sicuramente una delle sorprese, l'outsider numero uno per questi mondiali. Favorita la Croazia con una quota di 2,20, quota gol invece 2,12, da tenere in seria considerazione, addirittura l'over a 2,55, anche qua. Secondo i bookmakers ci potrebbero essere pochi gol, anche la Russia non è una squadra che
contro la Spagna, ha sciorinato una grande prestazione, è riuscita a qualificarsi grazie ai calci di rigore. Quindi queste le quote per Russia-Croazia e se voleste invece puntare sulle quote del passaggio del turno, quindi non 1x2 ma il testa a testa fra le due squadre, ve le presentiamo subito. Inghilterra quotata a 1,40, appunto l'approdo alle semifinali degli inglesi, 2,90 invece per la Svezia, 2,50 per la Russia, 1,52 per la Croazia, quindi favoritissime sia Inghilterra che Croazia come possibili semifinaliste di questo mondiale in Russia 2018. Prima di chiudere è giusto dare menzione di quella che è la notizia di questi giorni. Passiamo adesso al calciomercato, perché la Juve è davvero pare essere vicina o insiste sempre più con il Real Madrid per l'acquisizione niente proprio di meno che di Cristiano Ronaldo. 100 milioni la cifra fissata per l'acquisto del portoghese, che è stato eliminato agli ottavi di finale con il Portogallo dai mondiali, quindi potrebbe lasciare il Real Madrid, così come aveva fatto capire alla fine della finale di Champions League, e addirittura approdare alla Juve. Sarebbe davvero un passaggio fondamentale per la crescita esponenziale del calcio italiano anche in ambito internazionale. Vedremo quello che succederà e vedremo se Agnelli e il suo entourage riusciranno a portare a Torino Cristiano Ronaldo. Ci fermiamo con questa notizia, pausa, torneremo dopo con il collegamento telefonico. Hai mai pensato che una cosa potesse accadere e poi magari è successa? Sono Mr. Matchpoint e sono qui per dirti che con scommesse on demand puoi scommettere su qualsiasi cosa ti venga in mente. Per esempio sul numero di pali colpiti durante una partita, se un coniglio attraverserà la pista. E anche sul nome del prossimo erede al trono. Scommesse on demand. Da oggi sei tu che inventi le scommesse. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Perché se pensi che succederà, allora puoi scommetterci. Seconda parte di Win City Sport Weekend di oggi, che apriamo con, come di consueto, con il collegamento telefonico. Oggi è un collegamento di prestigio perché abbiamo in collegamento con noi uno specialista del VAR in questo momento, ma un ex arbitro internazionale che ha diretto tantissime partite in Serie A. Ho il piacere di avere in collegamento con noi Graziano Cesari, buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie della disponibilità e grazie soprattutto in un momento in cui i mondiali sono in pieno svolgimento con, possiamo dire, finora un utilizzo del VAR sicuramente efficiente e che ha aiutato molto gli arbitri. Assolutamente positivo, devo dire che l'innovazione sta funzionando, qualche disidio assolutamente normale, perché è rodaggio anche per arbitri non italiani, non dati che usavano il VAR nel campionato, è assolutamente difficile. Questo è un dato significativo, anche perché se prendiamo il dato che riguarda per esempio le partite della fase a gironi, il 99,3% degli interventi del VAR è stato corretto. Questo la dice lunga su quello che è la necessità e l'efficienza dell'elemento tecnologico ai giorni d'oggi. Assolutamente sì, credo che sia un po' una situazione forse ottimistica, perché il 99,3%, chiaro che chi in questo momento è deputato da esercitati efficacia un pochettino, devo dire che c'è stata qualche occasione in cui non ha funzionato, ma più che altro per una negatività del direttore di gara centrale che era fatto, questo chiaramente a quell'episodio fatto un po' che fu sanzionato, non rivisto, non rivalutato, dalla società firmato il vento. Che significa che quell'errore non è che bisogna scrivere VAR, fortunatamente è stato così e dire solamente un errore, e quindi inevitabilmente vuol dire che funziona, va bene, mi piace tantissimo, Pirino si torna indietro, perché poi c'è un direttore di gara che è italiano, è fondamentale, anche ma è bravissimo. La lettura, poi nel supporto agli autori di gara,
e sono molto felice perché i miei colleghi, esatto, la successiva domanda era questa: magari ai tempi in cui arbitrava proprio Graziano Cesari, il VAR sarebbe stato molto utile in tanti casi, anche perché i giocatori al mondiale, alcuni lo conoscevano già nei rispettivi campionati, altri invece si trovavano così all'esordio con col nuovo elemento tecnologico del VAR. Assolutamente sì, guarda, io credo che, guardi, nel 98 eravamo ad Antalya, un punto FIFA di preparazione forse di un europeo e di una prima sentenza di continuità. Ho fatto la domanda ai diretti italiani di Ricca del Rio, se volevano, diciamo, violentare il video. Sì. 36 hanno risposto solamente due contrari. Dopo abbiamo visto che non è di questa roba, quindi già sapevamo che poteva anche dire, a me sarebbe servito tantissimo, come credo che sia i miei colleghi, eliminare la sicurezza, la trasparenza, la certezza, e anche forza per affrontare le due candidate, insomma, è un bel... Ecco, in conclusione, prima di chiudere, è possibile proprio nel primo mondiale con il VAR che una nazionale che non ha mai vinto il mondiale possa forse ancor più agevolmente poter trionfare? Voglio dire, sappiamo che le grandi nazionali hanno sempre dominato i mondiali, però potrebbe esserci questo elemento in più che spinga una nazionale, non so, penso alla Croazia o penso al Belgio, che possa arrivare fino in fondo e conquistare il mondiale anche grazie a un supporto del genere. Ma ci mancherebbe altro, perché se quel concetto di giustizia così brutto, così antico, così preistorico, che non ha mai pensato che io predicare, che è stata la categoria, credo che le avrebbe segnato. Esatto. Adesso c'è il VAR, c'è tanta psicologica, i giocatori con le meditazioni sono immediatamente... In tempi in cui il calcio ormai è globalizzato. Grazie Graziano Cesari, gentilissimo, disponibilissimo, in bocca al lupo per il proseguo del mondiale. Siamo ormai nelle fasi conclusive e vedremo chi riuscirà a vincere. Grazie ancora. Grazie a voi, buona trasmissione. A presto, grazie. È stato un collegamento molto interessante da un punto di vista proprio tecnologico e dal punto di vista dell'arbitro. Graziano Cesari si occupa quotidianamente per Mediaset dei mondiali, dello sviluppo del VAR, è un esperto ormai proprio di VAR e ci ha illustrato in questo senso quello che appunto c'è da aspettarsi da ora in avanti per il calcio, come diciamo, appunto ormai globalizzato. Procediamo con la multipla di oggi, riguarda chiaramente i mondiali, più che una multipla è una doppia, le due partite dei quarti di finale che mancano per completare il programma, quelle di domani. Andiamo a vedere subito questa multipla che vi suggerisco con due quote abbastanza allettanti, andiamole a vedere subito. Il suggerimento è under 1,5 gol di Svezia e Inghilterra, quindi una partita bloccata con poche reti. La Svezia è una squadra che subisce pochissimi gol, ne fa comunque anche pochi, e l'Inghilterra ha dimostrato di essere una squadra anch'essa abbastanza arcigna, quindi il suggerimento è l'under 1,5 a 2,51 e il 2 della Croazia contro i padroni di casa della Russia, Croazia che punta ad arrivare alle semifinali e potersi appunto giocare contro Svezia e Inghilterra, lo sapremo domani, l'eventuale semifinale. Quota 5,52 con 20 euro, sarebbero oltre 100 euro, quindi in bocca al lupo. Questo è il suggerimento di oggi, la prossima settimana, qualora fosse vincente, avremo modo di parlarne e di magari festeggiare insieme a voi per tutti coloro i quali hanno seguito queste indicazioni per quel che riguarda la multipla di oggi. Spazio adesso al video dal web che è incentrato, anzi pone all'attenzione uno dei momenti salienti, forse più ricordati, più riconosciuti della storia dei mondiali di calcio. Manteniamo sempre l'argomento mondiali anche per la rubrica del video dal web. Oggi è protagonista la mano di Dios, Diego Armando Maradona, la sua rete con la mano messa a segno contro l'Inghilterra a Messico 86, possiamo definire il gol più celebre però anche più irregolare della storia dei mondiali di calcio, che è arrivato durante una partita in cui il genio e sregolatezza di Diego Armando Maradona riuscì a mettere
a segno la rete più bella della storia dei mondiali, riconosciuta da più parti, e anche, come dicevamo appunto, la rete considerata quella più famosa e appunto irregolare, messa a segno con la mano, da lì la cosiddetta mano de Dios, che consentì all'Argentina di andare avanti e poi conquistare e alzare al cielo, proprio da parte di Diego Armando Maradona, la seconda Coppa del Mondo, il secondo titolo mondiale conquistato dall'Argentina, che invece in questi mondiali in Russia è uscita fuori agli ottavi di finale contro la Francia. Quindi è un momento storico, forse tra quelli più ricordati di sempre dei mondiali di calcio, e oggi non potevamo che ricordare uno dei grandissimi campioni che i mondiali di calcio hanno espresso e che il mondo del calcio ricorda con più piacere, è sicuramente considerato anche il più grande di sempre, insieme ad altri pochi eletti. Possiamo nominare Pelé o Van Basten fra i giocatori più forti di sempre per quanto riguarda il calcio, riconosciuto appunto dagli amanti del calcio. Oggi appunto spazio e video dedicato alla mano de Dios. Ultima parte che apriamo invece con il tennis, ultima parte di Win City Sport Weekend di oggi con il tennis, perché è in pieno svolgimento il torneo di Wimbledon a Londra, il più prestigioso torneo che si gioca sull'erba, favoritissimo Roger Federer, che ha già superato i primi turni e sicuramente è il candidato numero uno alla conquista ancora una volta di Wimbledon. Ricordiamo, i giocatori e le giocatrici giocano in tenuta completamente bianca, una regola del torneo. Dicevamo appunto, è in pieno svolgimento, durerà due settimane, si concluderà domenica 15 luglio appunto sui prati, sui campi verdi di Wimbledon a Londra. C'è tra l'altro un italiano che ha fatto parlare di sé proprio in questi primi turni, e Fabiano, che ha battuto in tre set uno dei tennisti comunque considerati tra i maggiori indiziati ad arrivare in fondo nella manifestazione, ovvero lo svizzero Wawrinka, che comunque negli ultimi tempi non ha vissuto delle fasi eccezionali, ma è comunque un'impresa importante quella di Fabiano, che ha battuto proprio ieri il tennista svizzero Wawrinka in tre set con il punteggio di 7-6 nell'ultimo set, match che è stato poi è ripartito dopo la pausa del giorno precedente. Quindi complimenti al tennis italiano, che ha espresso ben 10 giocatori in questo torneo di Wimbledon, 10 giocatori in partenza nel maschile, è un record assoluto per il tennis italiano. Volevamo fare una parentesi con il torneo di Wimbledon prima di tornare, e lo facciamo subito, allo speciale, alle quote speciali Sisal Match Point per quel che riguarda i mondiali in Russia. Parliamo ancora di mondiali in questa chiusura, mondiali Russia 2018, andiamo a vedere le proposte con le quote speciali di Sisal Match Point, che ci propone quotidianamente il sito sisal.it. La prima proposta riguarda, e riprendiamo proprio il discorso fatto con Graziano Cesari poc'anzi, l'arbitro che consulta il VAR nelle partite di domani, nei due quarti di finale di domani, Svezia-Inghilterra e Russia-Croazia. Consulta il VAR in Svezia-Inghilterra e Russia-Croazia, appunto, sì a 1 a 2,10, no a 1,65. Quindi potrebbe essere così sfizioso poter puntare sulla quota sì, quella un po' più alta, proprio con l'arbitro, con gli arbitri delle due partite chiamati a dover utilizzare il video del VAR, non soltanto il silent check, ma proprio che vanno a consultare a bordo campo il VAR. Questa è la prima proposta. E mentre per quel che riguarda i giovani giocatori di questo mondiale, quelli che si sono messi in luce e hanno ben figurato, il premio della FIFA Best Young Player 2018, e abbiamo selezionato dal sito sisal.it questi giocatori. Favoritissimo è Kylian Mbappé, il calciatore della Francia, che ha fatto sicuramente grandi cose in questo mondiale in Russia, ma ci sono anche altri giocatori, Gabriel Jesus a 2,25, un po' meno brillante il brasiliano, e poi via via altri con quote sicuramente molto più alte, Betancourt della Juventus a 33, Milenkovic a 50, ma c'è anche Dembélé, l'altro francese, a quota 12. Queste sono le proposte per il vincente Best Young Player. Ripetiamo, favoritissimo Kylian Mbappé per quanto riguarda la Francia. Noi, prima di chiudere, vi ricordiamo che nella sala Sisal Win City di Catania potrete anche cenare o pranzare, c'è la zona ristoro tutti i giorni, con anche piatti stellati studiati e messi in menù dal chef Troiani. Recentemente c'è stato un evento proprio qui, anzi ieri c'è stato un secondo evento enogastronomico. La Sisal Win City di Catania offre sempre tanti appuntamenti con l'enogastronomia,
e appunto vi invitiamo a venire a pranzare o a cenare qui. Oltre che seguire le ultime partite del mondiale, quelle decisive, potete anche usufruire della promozione panino più birra a 5 euro e con una scommessa di pari importo, ovvero di 5 euro, potreste usufruire di una birra in omaggio. Queste sono le varie proposte promozioni di Win City, Sisal Win City Catania per le partite dei mondiali di Russia 2018. Manca pochissimo, la prossima settimana andremo a vedere chi invece potrà aggiudicarsi il titolo mondiale. Ci fermiamo qui per oggi, noi torniamo la prossima settimana con l'ultima puntata di questa lunga scia di puntate di Win City Sport Weekend qui dalla sala Win City di Piazza Trento a Catania. Noi vi rimandiamo a fra 7 giorni, 22:30 Radio Studio Centrale, 22:45 su Tele One. Alla prossima!